attraverso la satira tu riesci, io stesso leggo un testo satirico su un argomento e mi rendo conto delle pieghe importanti, oltre quello che è il fatto. Cioè la satira va oltre la banalità, oltre l'ovvio, oltre il risaputo. Non si ferma la notizia, va oltre. Tu devi sempre pensare che se non entri nel discorso con la gente e non produci la provocazione, il paradosso, l'assurdo, la gente sarà sempre piatta. Al Valle ho parlato con una giornata intera e continuavo a dire loro: ragazzi, se voi rimanete soli siete fottuti, voi dovete divulgare quello che state facendo, coinvolgere altra gente come voi in altre città. Macao è un po' lontano. Un po' lontano. Allora, voglio sapere qui cosa fate, non soltanto sogni metafisici. Eravamo tanti a muoverci sulla Palazzina Liberty. La Palazzina Liberty aveva 5-6 compagnie che lavoravano in quello spazio. Noi però non siamo nati con un progetto così vasto. Pensate che a un certo punto avevamo 85.000 associati. Vi rendete conto che cos'è? Pensate che il piccolo teatro ne aveva 10.000 e credeva di essere in capo al mondo. Ma che la cosa importante è che questa gente lavorava, veniva. Noi abbiamo ristrutturato la Palazzina Liberty grazie agli operai che sabato e domenica venivano a lavorare per cercare di rendere attuabile, perché era un disastro, era una frana. Bisogna coinvolgere, ma coinvolgere non basta dire venite lì ogni tanto. È che noi per la bellezza di 10 anni abbiamo realizzato testi teatrali che venivano dalle indicazioni e dai racconti e dalle esperienze di quelli che lavoravano con noi, che vivevano a vivere con noi. Il coinvolgimento è proprio questo. Va bene mettere dei cappelli, come si dice, per cercare di capire che cosa esce del pensiero, indicarlo, no? Segnali come bandiere, parole come bandiere. Macao è bello, sventola, no? Può dare l'idea, però dentro a questa cosa ci vogliono proprio delle idee. Allora vediamo un attimo, prima di tutto che cosa dovete fare? Dovete fare l'inchiesta di quello che succede nella vostra città. Insomma, noi in quel tempo è successo la strage di Milano. Noi abbiamo raccontato la strage di Milano. Morte accidentale di un anarchico, l'abbiamo fatto insieme agli avvocati che andavano a difendere quelli indicati come colpevoli. Abbiamo vissuto dal di dentro la situazione. La gente veniva non per curiosità, perché sentiva che dicevamo loro delle cose che nessuno gli si stava dicendo, soprattutto la televisione, i giornali, gli raccontavano altre storie. Allora, voglio dire, tutto questo dovete farlo con le vostre forze, ma avere il coraggio di incontrare le persone che vi danno il via, che vi danno lo sprint, che vi danno l'idea chiave. Palazzina Liberty è stata scelta dagli spettatori, dalla gente, dalla popolazione. Andiamo alla Palazzina Liberty. Quelli della Palazzina Liberty non sapevano neanche il mio nome, ma sapevano che ero quello che faceva. Ecco. Allora non preoccupatevi, fatelo. Se vi piace dire Macao, ditelo anche quando fate pipì, no? Non me ne frega niente, ma la gente deve capirlo come metti la prima parola, chi sei, no? Per la fama che ha quello che tu fai. Non è un titolo, non è un'idea esotica che ti fa vincere. Cioè, non scrivete sui muri Macao, non serve un cazzo. Vi auguro di riuscire a trovare una popolazione che davanti alle vostre opere si eccita al punto da rimetterli in scena per proprio conto, non come teatro ma come vita. Se voi riuscite, come è successo a noi, di raccontare una storia e quelli poi lo riproducono non come teatro ma come verità,
e allora avete vinto. Cioè mettono in scena, perché se guardano dice, ah bello, bravi, no, non è quello. Non devono dire bravi però. Dice, cazzo, è un'idea. Va bene, io verrò sicuramente a partecipare e a vedere come montate queste cose.